una tecnologia relativamente nuova, diciamo che l'idea è quella di utilizzarla in un contesto nuovo, approfittando di un collegamento a larga banda che siamo riusciti ad avere partecipando al progetto Lightnet. E questo ci consente di trasmettere e ricevere dei segnali audio e video ad altissima qualità. Questo anche a grandissime distanze e con l'aiuto del GAR, delle velocità molto più alte e delle prenotazioni anche, diciamo, delle queste autostrade telematiche per evitare sovraccarichi di traffico e quindi garantire un segnale di qualità costante, siamo riusciti a interagire con un'università del Texas. All'inizio io e il mio compagno di duo eravamo un po' preoccupati perché non sapevamo come si potesse svolgere una masterclass a distanza. In realtà ci siamo trovati subito a nostro agio dopo pochi minuti e ci è sembrata una masterclass reale, come se i docenti fossero lì presenti in carne ed ossa. So the past trial, I think, was fine, just the beginning of the un'esperienza bellissima sia da un punto di vista tecnologico, perché abbiamo visto tutto realizzarsi proprio all'istante, in tempo reale, e soprattutto anche da un punto di vista proprio artistico e musicale. Beam me up, Scotty. Lì cosa? Proviamo un attimo questa pagina qua successiva. La prima metà di un progetto che noi stiamo perseguendo e che è già arrivato praticamente a destinazione, che è quello di poter suonare a distanza. E abbiamo fatto degli esperimenti nella nostra sede, ma avvalendoci della fibra ottica che arriva fino a Lubiana e simulando un'andata e un ritorno. E lì effettivamente la contemporaneità, ovvero il ritardo minimo, è determinante. Rimanendo al di sotto dei 20 millisecondi di ritardo, da un punto di vista musicale la cosa comincia a diventare accettabile. Però mi sembra che adesso si riesca anche a apprezzare la dinamica. Sì. Bello comunque adesso, grazie adesso per l'aiuto. Funziona. Adesso funziona abbastanza bene qua in sala, che diceva Nicola. Anche qui. Anche qua.
quindi così migliorando un po' la pianificazione del caso. Proviamo l'ultimo altro così, dopo abbiamo già la you